fattitaliani.it è al Teatro Roma di Roma, dove dal 10 aprile andrà in scena una banda disarmata. Vero? Siamo con uno dei protagonisti, Michele La Ginestra. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Michele, ma com'è il tuo Damiano? Ma guarda, è un personaggio veramente d'altri tempi, uno di quelli che non si preoccupa di nulla, perché talmente sta inseguendo i suoi sogni, i suoi pensieri, che è affascinante per questo. È un po' Forrest Gump, un po' lontano dalla realtà. Lui sogna tutto ad aria, nel senso la macchina fotografica ad aria, gli strumenti ad aria, fa volare in aria il figlio, la moglie se ne va, ma lui pensa che sia una cosa ad aria, perciò della quale preoccuparsi relativamente. È affascinante, veramente affascinante. Ma questo rapporto con i sogni è perché è un sognatore puro oppure è comunque un modo per fuggire dalla realtà? Ma io penso che sia un sognatore puro, lui. E molti usano i sogni per fuggire dalla realtà, però tante volte, sai, come fanno i bambini, se tu attraverso un sogno fuggi dalla realtà, poi alla fine può essere trovi la soluzione a tanti problemi. Ma mi viene in mente subito una domanda marzulliana, ma i sogni aiutano a vivere? Assolutamente, i sogni aiutano a vivere meglio, poi se riesci anche a realizzarli è proprio il massimo che si possa volere della vita. Michele, ma il teatro lo vivi, credo, tantissimo, non potresti stare senza teatro, perché in questa stagione hai fatto tantissimi spettacoli. Beh, diciamo che io ormai ho una media su Roma di 3 spettacoli più una tournée di un altro spettacolo fuori, più una regia, solitamente insomma viaggio su 5 spettacoli l'anno, che insomma è abbastanza interessante, però vedo che il pubblico mi segue. Ho la fortuna di fare un lavoro, un mestiere che mi dà molta soddisfazione, perché riusciamo a dire delle cose nostre, cioè riesco a fare spettacoli che adoro, cioè dicono delle cose che mi interessa dire, e alla fine insomma riesco a unire l'utile al dilettevole. Lavoro, qualche cosa mi metto da parte per l'anzianità e poi però riesco pure insomma a avere una soddisfazione sul momento, che penso che il sogno, ecco, un sogno da realizzare. Ma spero è facile passare da una commedia che tu stesso scrivi, perché tu sei anche autore di commedia, sì, ad un'altra di cui sei solo interprete? Ma sai, io ultimamente sto lavorando molto in coppia con Adriano Bennicelli, che è l'autore di questo testo, mm-hmm, Banda Disarmata, e diciamo mio amico fraterno, perciò diciamo quello che scrive lui, poi io lo riadatto molto spesso e volentieri, perciò quello che scrive lui è anche mio, perciò fare un qualcosa di mio o di suo è diventata quasi la stessa cosa. Poi ogni tanto adesso cerco di cambiare rotta e fare, ecco, abbiamo fatto uno spettacolo francese, ma perché? Perché ti dà la voglia insomma di sperimentare delle sonorità diverse, perché poi il testo è sonorità. Spettacolo francese che noi abbiamo visto e ammirato, perché l'hai fatto con Michele Andreozzi, sì, al Teatro Golden, Teatro Golden, vero? Ormai faccio tutta zona Appia, capito? Perché Teatro Roma sta sulla Tuscolana, ma ha una Tuscolana iniziata perché è Piazza Santa Maria Ausiliatrice, perciò dico, noi stiamo là al teatro, siamo qua al Teatro Roma cercando di coinvolgere tutto il pubblico che è già venuto al Teatro Golden, perciò zona Appia, Tuscolana e tutta zona nostra. Quindi ormai, anche a livello fisico-geografico sei facilitato. Ecco, sì, sì, stiamo disseminando il territorio. Senti, accenniamo un po' a Nero Wolf. Ma Nero Wolf, insomma, parte domani sera, giovedì, per chi ascolta, non so quando sarà. Per chi allora, ora mi costringe a metterla subito online. Assolutamente, giovedì. 5 aprile, tutti i giovedì c'è Nero Wolf, che insomma è veramente scritto bene, recitato bene, diretto benissimo, insomma non si capisce perché uno non dovrebbe seguirlo. Rai 1, insomma, è una bella occasione. E tu fai il ruolo? Io faccio Lanzetta, che sarebbe il factotum, quello che risolve tutti i problemi, Nero Wolf e Archie Goodwin, insomma loro hanno questo approccio con l'approccio con la ricerca del colpevole, che è molto di testa, e invece c'è un approccio più pratico e più materiale, che sono Detective di Roma, insomma, una cosa. Sì, torniamo a Banda Disarmata, che cosa oggi per te è piuttosto disarmante in senso negativo? Beh, disarmante, ormai non c'è più un limite, nulla, cioè tutto permesso, tutto è concesso. Tu leggi che il comune si è rubato i soldi che non spettavano a qualcun altro, è normale, ora ciò che si è fatto, e ci siamo abituati anche alle notizie peggiori. Allora riparlare di problematiche quali la disabilità, perché poi in fondo parliamo anche di questo in questo spettacolo, sorridendo, ridendo, sdrammatizzando delle situazioni che sono però drammatiche di per sé, però dando un connotato positivo, secondo me è un bel messaggio che vale la pena ascoltare. Ecco, questo dovrebbe fare il teatro, far riflettere, però anche sorridere, ridere, divertirsi molto, è importante, cioè attraverso il sorriso riuscire a dire qualcosa di importante, questo è quello che cerchiamo di fare. Michele La Ginestra, grazie. A voi.